vogliamo che trasporti e materiale scolastico siano resi totalmente gratuiti per tutti gli studenti e le studentesse, e inoltre rivendichiamo l'introduzione di un reddito di formazione che serva a emancipare dal contesto socio-economico di provenienza. Dopodiché pensiamo che il diritto allo studio non sia solamente una questione economica, e proprio per questo rivendichiamo da una parte una tutela reale del benessere psicologico degli studenti e le studentesse, che passi tanto da quelle che è l'istituzione di sportelli psicologici in tutte le scuole, ma che comprenda anche un cambiamento radicale del sistema didattico di valutazione e l'introduzione di strumenti come quelli delle carriere alias. Inoltre riteniamo che non si possa parlare di diritto allo studio senza affrontare l'elemento della decisionalità studentesca, e per questo all'interno della nostra regione chiediamo l'introduzione di un sistema di rappresentanza studentesca reale all'interno dei CFP, centri di formazione professionali regionali, che al momento manca. Invito